Buongiorno, buongiorno a tutti. Saluto subito Cristiano Gori, con cui dialogherò in questo tempo che ci dà la terza, la casa editrice La Terza, che ringrazio per questa occasione. Cristiano Gori è professore ordinario di politica sociale presso l'Università di Trento ed è stato l'ideatore dell'Alleanza contro la povertà, in Italia, di cui è stato coordinatore scientifico fino all'anno scorso, fino al 2019. Siamo qui per parlare con lui a partire da questo libro che La Terza ha appena pubblicato, Combattere la povertà, l'Italia dalla social card al Covid-19. Buongiorno Cristiano, ci diamo del tuo per una consuetudine. Certo, buongiorno a te e agli ascoltatori. Allora, il primo tema che ti vorrei porre su questa lotta alla povertà è che il tuo libro lo racconta molto bene, nonostante sia considerato uno dei problemi del nostro tempo anche in Italia, in realtà la questione povertà sul piano politico, squisitamente politico, cioè sugli strumenti che mirano a ridurre la povertà. Qualcuno infelicemente disse: abbiamo eliminato la povertà l'anno scorso, diciamo a ridurre la povertà. Ecco, in realtà questa lotta che si muove su un piano legislativo degli strumenti è piuttosto recente nel nostro paese. C'è una storia che parte dagli anni 80. Di commissioni di studio presiedute da personaggi importanti della nostra società civile e della politica della Repubblica, da Ermanno Corrieri a Pier Carniti, ma solo recentemente si è messo a tema la priorità, come anche azione politica, di combattere la povertà, perché tu scrivi che le culture politiche tradizionali, da quella socialista a anche quella cattolica, avevano un'idea diversa. La povertà si limita e si combatte, ad esempio, non nella sfera politica, cultura cattolica, o addirittura veniva negata come problema perché dentro una più generale questione sociale. Allora, vorrei chiederti innanzitutto di fare con noi questo excursus anche storico, per poi arrivare a chiederti perché invece dopo il 2008-2009 anche in Italia finalmente diventa questione realizzare degli strumenti che limitino e combattano la povertà. Beh, come tu hai detto, diciamo, di proposte contro la povertà si inizia a parlare all'inizio degli anni Ottanta, quindi è un cammino molto lungo. Ci sono commissioni governative, una via l'altra, una serie, e però c'è un solo momento della politica prima di questa fase nella quale la povertà ottiene un po' di attenzione, che è il primo governo Prodi, dal 96 al 2001. E segnatamente grazie all'opera del ministro Livia Turco e di un gruppo di intellettuali intorno a lei. Lei era arrivata a far passare una sperimentazione di una politica contro la povertà, però anche in quel momento la povertà era la priorità di una personalità politica, non del governo. E quindi anche questa stagione è passata senza lasciare, diciamo, risultati duraturi, per quanto abbia aperto delle strade. E questi risultati duratori li abbiamo solo a partire dal 1917, dal 2017, quando viene introdotto il REI, reddito di inclusione dal centro-sinistra, e poi sostituito nel 2019 dal reddito di cittadinanza. Ora, bisogna dire che l'Italia è stata l'ultimo paese in Europa, insieme alla Grecia, a introdurre una misura nazionale contro la povertà. In Spagna è stata introdotta negli anni 90, per dire un paese simile al nostro, in Francia negli anni 80. Secondo me dobbiamo anche ricordarci che molti dei problemi che viviamo oggi sul reddito di cittadinanza e sul REI prima sono legati semplicemente al fatto che abbiamo realizzato la cosa giusta al momento sbagliato. E allora c'è un capitolo che si intitola Sì, esattamente perché questo è fondamentale, perché se tu introduci una misura contro la povertà quando la povertà sta esplodendo, tu non sei per niente pronto, vuoi rispondere a tutti e
È chiaro che è anche nel migliore dei mondi possibili è complicato. Sospetto che questa cosa delle cose giuste nel momento sbagliato valga anche per altri aspetti delle politiche pubbliche italiane, però per capire le difficoltà di oggi questa è una chiave. Allora, uno si può chiedere, ma perché fino al 2017 no? Io vedrei alcuni motivi. Ok, uno può dire dagli anni 80 fino alla grande crisi del 2007-2008 il tema della disuguaglianza della redistribuzione era marginale a livello internazionale. Questo è vero, però non mi basta perché negli altri paesi si era agito, quindi non era solo questo. Io vedo tre motivi legati alla realtà italiana. Il primo, che mi intristisce molto, ma è così, è che la povertà dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino all'inizio della grande crisi 2007-2008 è stata, al di là della sua quantità, le persone colpite erano i soliti noti, erano famiglie numerose meridionali senza lavoro. Non era un fenomeno come è diventato dopo trasversale a tutta la società. Questo è un punto fondamentale. Era rivolta ai soliti noti e quindi anche fare una politica contro la povertà non voleva dire fare una politica nazionale. Voleva dire fare una politica territoriale su un territorio che io purtroppo, evidentemente, molte delle classi dirigenti pensavano che in qualche modo queste famiglie se la cavavano lo stesso. Quindi questo è un aspetto, la povertà dei soliti noti. Il secondo aspetto, tu l'hai già accennato, sono le culture politiche. Non dimentichiamoci che, e qua metto insieme le due culture politiche, diciamo, tradizionalmente più sensibili al welfare, che sono la cattolica e la sinistra. I cattolici, fino all'arrivo di Papa Francesco 2013, a livello nazionale fanno politica solo sui temi cosiddetti eticamente sensibili: nascita, morte e configurazione giuridica della famiglia. E questo è un input della conferenza episcopale, cioè, e a livello di e poi della povertà si occuperà la cosiddetta assistenza privata, di cui la Caritas, se vuoi, è il baluardo. Fuori dal perimetro pubblico. Cioè, sotto questo profilo, Papa Francesco è stato dirompente, perché ha, come dire, ridisegnato l'agenda, ha detto, da adesso si fa politica, le questioni etiche rimangono, ma da adesso i cattolici a livello nazionale fanno politica sulla giustizia sociale. L'altro aspetto è la cultura di sinistra, che fino a poco tempo fa era una cultura che, secondo la quale valeva l'equivalenza cittadinanza sociale uguale cittadinanza lavoristica. Quindi il perimetro del welfare era ridotto ai lavoratori, lavoratori di oggi, quindi gli interventi, appunto, le casse integrazioni, tutti gli interventi a tutela dei lavoratori, e lavoratori di ieri, i pensionati. E qui però, e così vediamo anche come mai si è passati, come mai il tema acquista a un certo punto interesse. Allora, cambia la cultura politica cattolica. La sinistra e anche i sindacati sviluppano una riflessione per cui, molto banalmente, questo approccio è sempre meno aderente alla realtà della società. Perché proteggendo chi ha un lavoro, tipicamente poi la sinistra proteggeva chi ha i cosiddetti insider, chi ha un lavoro un po' più stabile, proteggevi fette sempre più piccole della società. E quindi, se tu vuoi dare voce alla società, devi allargare lo sguardo. Questo dal punto di vista delle culture politiche. L'altro aspetto che secondo me è stato Il decisivo. terzo, la terza. Ah sì, scusami, la terza cosa è stata la mancanza delle lobby dei poveri. Qui Ma abbiamo. perché questo? Perché questo? Perché io la dico così: l'Italia è notoriamente un paese dove i decisori sono particolarmente sensibili ai gruppi di pressione. Che siano di destra o di sinistra, cioè io dico sempre ai miei studenti che un presidente del Consiglio in Gran Bretagna ha la possibilità di vedere le sue decisioni attuate molto più facilmente di un presidente del Consiglio in Italia. Questa è storia. E allora nel paese dei gruppi di pressione è bene che anche i poveri abbiano un gruppo di pressione. Sembra quasi un paradosso, ma E non lo è. però per definizione i poveri stessi hanno difficoltà a organizzarsi perché non sono i pensionati. Perché hanno bassi livelli culturali, quindi non votano. Poi la povertà è un fenomeno temporaneo, quindi i poveri al massimo protestano, ma non riescono, e quindi ci vuole qualcuno che lo organizzi per loro. Quindi
E le cause erano povertà dei soliti noti, culture politiche che non prendevano in considerazione il tema e assenza di lobby dei poveri. È molto, molto interessante. Aggiungerei su quel primo governo Prodi sicuramente la commissione presieduta da Fabrizio Onofri sulla riforma del welfare, che aveva dato già delle chiavi interessanti, inattuate per 2 decenni, anche questo va detto. E rispetto a quanto dicevi adesso sulla questione della lobby dei poveri, diciamo che credo che l'inizio del secolo scorso era cominciato con l'idea che la democrazia fosse quello strumento che avrebbe permesso a tutti di andare verso l'uguaglianza. Ed è stato anche così, perché è esattamente quello che è successo nel nostro paese, sicuramente nella prima fase della storia repubblicana. Poi negli anni Ottanta questa regola della democrazia si è quasi invertita quando si cominciò a parlare di società dei 2/3, il terzo escluso, e il terzo escluso non aveva appunto più lo strumento del welfare e delle istituzioni democratiche per far sentire la sua voce. Quindi oggi, veniamo oggi, cosa intendiamo per povertà? Ecco, questa dal punto di vista anche economico, ma anche sociale. E ti chiederei di sviluppare questo ragionamento non soltanto su una questione, diciamo, quantitativa, cioè le soglie di reddito, ma anche qualitativa, cioè il genere, le generazioni, i nuovi italiani che non hanno cittadinanza. Soltanto per accennare alcune questioni, per dire come da questo punto si parte e si va ad affrontare tutte le più gravi disparità del nostro paese, che non è più soltanto quella classica, tradizionale, territoriale nord-sud. Allora, noi con povertà intendiamo quella che l'Istat definisce povertà assoluta, vuol dire l'Istat calcola dei panieri, cioè un insieme di beni che tu devi avere per campare decentemente, cioè un'alimentazione con un certo tasso proteico, poterti comprare due vestiti all'anno, poter i biglietti dei mezzi pubblici, ovviamente la casa. E in base a questo stabilisce delle soglie che cambiano nei diversi territori di povertà. E oggi sono in povertà assoluta il 7,7% degli individui italiani. Ora, il punto tu dici, non è solo una questione di qualità, ed è vero, perché nel 2007 i poveri assoluti erano il 3,3%, quindi siamo comunque a più del doppio, dal 3,3% al 7,7%. Ma la novità di questo decennio, rispetto a tutto il periodo post-seconda guerra mondiale, è stata che la povertà ha rotto gli argini. Cioè, se prima era limitata ad alcuni segmenti sociali, oggi rimane in quei segmenti sociali, ma diventa numericamente significativa anche negli altri, in quelli che una volta erano al sicuro. E ti faccio qualche esempio. Uno, l'abbiamo detto, nord-sud. È vero che la povertà è ancora maggiore al sud, ma la maggiore crescita di povertà si è avuta nel nord e sai, inizia a passare da percentuali finché i poveri sono il 2% della popolazione, sono gli ultimi. Se iniziano a diventare il 6,5%, non sono più gli ultimi. E L'altra è che. soprattutto, perdonami, tutto questo sistema assistenziale garantito dal volontariato, dalla Caritas e da altre associazioni anche laiche, non regge più un numero che è raddoppiato. E infatti questo è anche uno dei motivi del perché sono cambiate le cose, perché a tutti i vertici nazionali, dai territori, sono arrivati dei segnali, noi non ce la facciamo più, da tutte le associazioni. Esatto. L'altra cosa che mi colpisce sempre, sai qual è? È che fino al 2008, se tu avevi un occupato in famiglia, eri salvo. Oggi la metà delle famiglie povere ha una persona occupata al suo interno. Dopodiché è chiaro che le famiglie, di nuovo, le famiglie senza occupati sono ancora. Hanno ancora dei tassi di povertà più alte, ma lo sfondamento è tra quelle con occupati e questo ti dice qualcosa sulla precarizzazione del mercato del lavoro, eccetera. Il terzo aspetto è la famosa soglia, la regola dei due figli.
Cioè, tu fino storicamente in Italia, fino al secondo figlio, la tua famiglia ha un tasso di povertà inferiore alla media nazionale. Il passaggio al terzo ti incrementa nettamente le probabilità di essere povero. Questa regola è saltata. Oggi già le famiglie con un figlio hanno una probabilità di essere povere superiore alla media nazionale. Dopodiché, di nuovo, quelle con 3 figli ce l'hanno ancora maggiore, però. E dentro questo c'è, dentro questa rottura dell'argine, c'è un elemento trasversale che sono le generazioni. E per quanto oggi sembra incredibile, ancora nel 2008 gli anziani erano la parte della popolazione con maggiori tassi di povertà. Oggi gli anziani sono l'unico gruppo sociale che non ha avuto un incremento di povertà negli ultimi 15 anni. Quindi, mentre la povertà è cresciuta a dismisura in tutte le altre fasce di età, sino ad arrivare a questa famosa regola inversa, che è un po' inquietante, che è minore la tua età, maggiore la probabilità di essere povero. Cioè, il tasso di povertà è il più alto possibile tra i 0 e i 17 anni, cioè i minori, poi diminuisce sino ad arrivare a essere il più basso tra i 65 più. Però quindi tu oggi metti insieme tutto, tu oggi hai una società dove se escludi gli ultra 65enni o le famiglie con almeno un ultra 65enni, la povertà arriva trasversalmente ovunque. Quindi questo e a livello percettivo devi anche contare un altro elemento, che negli ultimi 15 anni c'è stata una diminuzione del reddito medio italiano. Quindi da una parte tu hai la povertà che taglia trasversalmente, quindi io che vivo nel nord mi inizia a venire l'ansia, perché persone che io conosco intorno a me stanno crollando in povertà per corsi di impoverimento strano, da una parte, quindi povertà trasversale. Dall'altra parte, tante persone che sono poco sopra la soglia vedono le loro condizioni peggiorare, e questo crea un'ansia sociale. E quindi questi elementi, al di là diciamo, della dimensione quantitativa, è questa, è la dimensione qualitativa collocata nel contesto sociale, che secondo me è fondamentale per spiegare anche la rilevanza politica ottenuta dalla povertà. E naturalmente il contesto di questo drammatico anno 2020, sul quale poi arriviamo, perché non stiamo vivendo una spartiacque, e quindi ovviamente vorrei chiederti come tutto questo si abbatterà su questi numeri che sono sconcertanti e sconvolgenti, cioè è un'altra piramide sociale rovesciata. Un paese in cui gli anziani vedono comunque salvaguardata il loro reddito, il loro ruolo, e ci mancherebbe, ma la parte dinamica della società invece rischia addirittura di arretrare, quello che si è detto anche a volte come stereotipo, come luogo comune, cioè la generazione successiva sarà la prima che non ha gli stessi livelli di attesa di miglioramento della vita delle generazioni precedenti. Ecco che tu l'hai in poche sintetiche osservazioni hai dimostrato quanto sia vero anche questo luogo comune. Vorrei arrivare sempre seguendo un filo quasi cronologico, che è anche un po' il tuo libro, alla nascita dell'Alleanza contro la Povertà, di cui sei stato uno dei protagonisti, ma più in generale a questa che tu chiamavi una sorta di organizzazione di lobby dei poveri, che sono due termini quasi un ossimoro, perché le lobby sono sempre ricche, potenti, molto influenti. Fanno campagne comunicative, entrano nei ministeri indisturbate, nelle commissioni parlamentari, mentre invece sappiamo che i poveri sono esattamente nella situazione opposta. Quindi, perché fare una lobby dei poveri? E poi, come è stata costruita l'alleanza, che è un'altra parola importante, perché le alleanze e l'alleanza sono le forme anche organizzative che si sono date le reti di associazioni che si occupavano di esclusione sociale, di disuguaglianza e di povertà.
Come nasce? Tipo, io intorno al 2009 mi facevo una semplice domanda, ma come mai se tutti da 30 anni sono d'accordo su cosa fare contro la povertà, perché ormai era chiaro che ci voleva un cosiddetto reddito minimo, se come mai se tutti sono d'accordo su cosa fare contro la povertà, questo non viene fatto? La domanda era semplicemente questa. E ho pensato che uno strumento per cambiare questo potesse essere migliorare la pressione politica a favore dei poveri. E quindi costruire una coalizione larga che includesse le principali associazioni, comuni, regioni e sindacati. Ovviamente poi le idee devono trovare delle persone sulle cui gambe camminare, e io ho avuto la fortuna di trovare i vertici di allora della Caritas e delle ACLI che l'hanno costruita con me. Qual era, diciamo, il punto fondante? Il punto fondante era competenze e pressione. Pressione era fare, come dire, noi abbiamo, la Danza contro la povertà ha fatto advocacy pacata madura, come dico io, pacati nei toni e affilati nei contenuti. Insistente. Infatti, alle volte la gente, anche al no, la gente diceva, ma questi cosa vogliono? Questi perché credono di essere? Quindi, da una parte fare lobby insistente, dall'altra parte i contenuti. Questo non è un pallino da professore, le tecniche come leva per rendere gli ideali concreti. E mi ha fatto una proposta dettagliatissima che si chiamava REIS, Reddito di Inclusione Sociale, che poi in gran parte è stata ripresa nel REI, come dice il nome stesso. E ci avevo messo anni a costruirla. E alla fine ha svolto la funzione di quella che in Inghilterra, nei paesi anglosassoni, si chiama il libro bianco, cioè il documento di partenza dal quale cominciano di solito le discussioni parlamentari su una legge. Quindi i due assi sono unire le forze e usare le tecniche e la tecnica, la competenza come strumento di potere. Poi ovviamente devi anche trovare qualcuno che ti riconosce, e noi abbiamo avuto la fortuna di trovarlo. Però insomma, i punti focali sono stati questi due. Ecco, poi c'è stato, è una storia, ne parlavamo prima di cominciare il nostro collegamento, è una storia, non, la storia del rapporto col mondo della politica, perché chiamiamolo col suo nome, il mondo della politica, le politiche pubbliche, quindi il governo, i partiti, il Parlamento, è una storia non lineare, è una storia che prevede momenti di ascolto e momenti di chiusura, momenti, diciamolo pure, di vittorie, la conquista del Rei è una vittoria, e momenti di sconfitte o momenti in cui invece viene meno l'interlocuzione. Nel tuo libro racconti come quando nel 2018 il primo governo Conte, la maggioranza giallo-verde, Movimento 5 Stelle Lega, accelera su un punto fondamentale del programma elettorale del Movimento 5 Stelle, cioè il reddito di cittadinanza. C'è una fortissima accelerazione, quindi una spinta politica notevole. Non è un punto qualsiasi del programma, ma è il primo punto. Ma a questo non corrisponde un'interlocuzione con quelle forze, a partire dall'alleanza, che avevano speso gli anni precedenti proprio in tecniche, competenze e anche nella costruzione, di un'interlocuzione positiva col mondo della politica. Ci puoi raccontare questo passaggio e poi cosa è successo, in che situazione ci troviamo oggi? Poi arriveremo agli strumenti, poi arriviamo agli strumenti perché è il dibattito di queste ore anche. Guarda, io questo passaggio te lo sintetizzo, c'è nel libro. È una mattinata in cui sono stato raggelato perché io stavo parlando con un autorevolissimo consulente di Di Maio che stava costruendo Reddito di Cittadinanza. Gli raccontavo la nostra storia e io gli dissi: Beh, sai, noi siamo la lobby dei poveri in Italia. E lui mi rispose: Sì, voi siete la lobby dei poveri, ma noi siamo il partito dei poveri. E io pensai: Colpito e affondato. E questo è vero, cioè Diventava il tecnicamente. primo punto della politica, non un
un settore, non un segmento, Sì, poi rimane sempre. diciamo perché, però insomma, tecnicamente il Movimento 5 Stelle può, come dire, è stato il primo partito che ha messo la povertà come priorità. Quindi era vero. Poi però se vuoi spieghiamo, perché c'è qualcosa sotto questo. Loro sono partiti molto velocemente per fare questa misura e formalmente non hanno ascoltato nessuno. E questo, se vuoi, è da classico, è da manuale di forza populista, dove io uso populismo in senso tecnico, non affatto negativo. La forza populista, per definizione, ha un rapporto diretto col popolo, Senza perché... cortina. Come sempre, poi però le cose accadono nel mondo reale. E quindi, per esempio, mentre i vertici politici del Movimento 5 Stelle tenevano questa linea, quindi non si parla con nessuno, noi siamo i tecnici del Movimento 5 Stelle, invece, hanno rivelato su alcuni temi una capacità d'ascolto interessante, sia nei confronti dell'alleanza che nei confronti dei dirigenti del ministero, eccetera. Quindi, poi, se tu guardi, c'è tutta una parte, la cosiddetta parte sociale del REI, che all'inizio loro volevano smontare. Nel dichiarato, tutta la parte dei servizi sociali perché volevano concentrare solo sulle politiche del lavoro e che invece è stata mantenuta intatta. Quindi questo è. Ma la domanda è: ma come mai? Questa è una domanda che mi ha sempre ci ho messo un po' a capire: come mai il Movimento 5 Stelle era così, dava così forza al reddito di cittadinanza? Questo spiega anche perché dopo è diventato un problema. Perché nella loro proposta il reddito di cittadinanza non era solo una misura contro la povertà, erano tre cose. Era una misura contro il rischio di povertà, perché era una misura che non era rivolta solo al 7,5% di poveri, ma al 15% della popolazione. Quindi, e poi era una misura anche per i poveri, e poi era una misura che risolveva i problemi occupazionali, perché diceva voi con questa misura troverete lavoro. Capisci che è potentissimo, perché a questo punto, in un colpo solo, questa diventa l'elemento salvifico per tutto appunto il terzo, quasi il terzo, la parte debole della società. E secondo me, cioè, se tu guardi il reddito di cittadinanza solo come la misura per gli ultimi, non ti spieghi il rilievo, ma loro questa roba, io parlando con loro, ce l'avevano proprio, se la vedi così, come una misura in realtà contro il rischio di povertà che risolve sia povertà che disoccupazione, capisci che è la cosa che salva la società italiana. Vai. No, sono assolutamente d'accordo, che sicuramente è stata la leva anche del successo elettorale del 2018, il 32%, con punte elevatissime in nelle regioni più popolose del paese, ad esempio, quelle che l'Istat ci dice sono le zone più povere, ma anche una risposta a un impoverimento o una sensazione di impoverimento di un ceto medio più vasto, più ampio. Ma adesso la domanda è, insomma, che giudizio si può dare sul reddito di cittadinanza a questo punto, a quasi 2 anni dall'approvazione e nel mezzo di un dibattito politico che riguarda anche una sua riforma e un dibattito che in questa maggioranza, dove il PD è al posto della Lega, è in pieno svolgimento. Io prima ti propongo una chiave, che è quella che uso nel libro, dichiarando che io ho un conflitto di interesse perché per quanto sempre coinvolto sono stato più coinvolto nel REI. Però dichiarando che io ho un conflitto di interesse, diciamo, il giudizio di tutti gli studiosi è che il reddito di cittadinanza finalmente ha un finanziamento adeguato, quindi molto più adeguato del REI. Per dare un'idea, il reddito di cittadinanza prevede a regime 8 miliardi, il REI del centro-sinistra 2,7. Però il REI è meglio disegnato, disegna le risposte meglio del reddito di cittadinanza. E quindi sembrerebbe che no, non c'è alternativa in Italia. O hai una misura molto finanziata e non ben disegnata, oppure hai una misura ben disegnata ma poco finanziata. E questo dove ti porta? È il conflitto tra riformisti e populisti. Perché secondo me il reddito di cittadinanza è la vera politica populista introdotta in Italia. Ed è da manuale questo. Il populista sa leggere meglio degli altri il sentire popolare, ma poi di solito non ha gli strumenti per
per rispondere in maniera adeguata. Quindi raccoglie tutti i soldi, ma poi disegna male la risposta. Il riformista avrebbe le competenze per rispondere in maniera adeguata, in questo caso il centro-sinistra, ma non sa leggere le esigenze sociali, quindi finanzia il REI meno e per arrivare a quei 2 miliardi e 7 non ti dico. Quindi se questa secondo me è la chiave, che però... Però sai, questa distinzione che fai è anche molto, molto, molto giusta, ma adesso che diciamo le due forze stanno insieme, non so se si può definire il PD compiutamente riformista e il Movimento 5 Stelle tutto populista, prendiamolo con grande schematismo, adesso quindi cosa dovrebbero fare? Beh, adesso intanto sono chiamati a fare due cose che proprio esistenzialmente hanno difficoltà a fare. Cioè, il PD dovrebbe riconoscere che è la verità, che per quanto mal disegnato, per fortuna che durante il Covid c'era il reddito di cittadinanza. Perché per quanto fatto male, il reddito di cittadinanza raggiunge 1.100.000 famiglie. Il REI, nel momento migliore, 350.000. Quindi questo, io lo dico sempre, disegnato male, tutto quello che vuoi, pieno di... ma per fortuna che c'era. Quindi il PD dovrebbe riconoscere che per fortuna c'è stato questo stanziamento. E il 5 Stelle dovrebbe riconoscere che il reddito di cittadinanza ha alcuni evidenti limiti di disegno. Al momento mi pare che né l'uno né l'altro riescano a fare questo passaggio, anche perché questo è, insomma, e questo qua parlo anche come tecnico, la speranza di noi tecnici è che nei prossimi mesi ci possa essere un momento, diciamo, di riflessione tecnica che non sia troppo contaminato dalle scorie politiche, perché adesso tutto il dibattito sulla povertà è tutto minato da questo sovraccarico di tematiche, di aspettative che è stato fatto sul reddito di cittadinanza, che da lì in avanti ha reso questo dibattito complicatissimo. Secondo me qui, se devo dire, i 5 Stelle hanno fatto due cose che oggi non aiutano. Una la capisco, ed era loro, dovevano dire che il REI era il male, perché il REI era dell'elite precedente, quindi dell'elite che, certo, stanno governando insieme, ma il 5 Stelle quando è arrivato il mondo si divideva in prima del governo Conte e a partire dal governo Conte. Quindi il REI era fatto da quella che gli studiosi dell'elite chiamano tecnicamente l'elite corrotta, secondo i populisti. E quindi bisognava raderlo. Quindi tutta una comunicazione, anche se non l'hai raso al suolo, tu comunichi che lo radi al suolo perché è il male. Questo lo posso capire, però ha creato delle scorie. Quello che non posso capire, che però si spiega con loro, con quello che diciamo prima, della loro stessa aspettative, è che loro hanno promosso il reddito di cittadinanza innanzitutto per quello che non è, cioè una misura che crea lavoro. E questo oggi, paradossalmente, è un boomerang dal quale loro non escono, perché oggi tutti gli dicono sì, ma scusa, mi avevi promesso il lavoro con il reddito di cittadinanza e non c'è. Che mentre se... poi in assoluto. Sì, ma tu pensa se loro l'avessero... O male funziona tutto il sistema dei navigator. Sì, ma adesso ci arriviamo, ma politicamente pensa se loro l'avessero promosso per quello che è innanzitutto una misura contro la povertà. Una misura che garantisce i diritti sociali e permette alle persone di campare decentemente. Oggi potrebbero dire, avete visto? Grazie alla nostra misura contro la povertà, tanta gente ha campato decentemente durante il Covid. Certo. Quindi tutta questa impostazione di dibattito la paghiamo. Quindi, e però nei prossimi mesi bisognerà mettere mano al reddito, ma non solo perché ha dei problemi di disegno, sui quali poi se vuoi torniamo, ma anche perché intanto c'è stato il Covid. Ecco appunto, arriviamo al Covid, quindi la domanda che ti facevo prima, cioè il contesto del 2020, come si abbatte la crisi della produzione, la crisi dei consumi sulla povertà in Italia e l'introduzione di questo strumento che è stato definito reddito di emergenza nei mesi del lockdown e quale sviluppo potrebbe avere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi in presenza oggi 16 ottobre siamo discutendo di una possibile seconda chiusura per quanto parziale, per quanto limitata, senz'altro c'è un effetto depressivo su tutto. Siamo nelle ore in cui stiamo proprio affrontando questa percezione, prima psicologica, prima ancora che economica. Allora,
prima sul REM e poi sull'oggi. Il REM, diciamo, si collega bene alla storia che stiamo raccontando, perché io nel dicembre del 2019 ho detto concludo la mia esperienza con l'Alleanza contro la Povertà, perché si era conclusa una fase storica e poi non è mai sano che l'ideatore di qualcosa ci rimanga troppo attaccato negli anni. Questo dal punto di vista dei percorsi individuali credo che non sia mai sano. E avevo detto, ma adesso mi riposo un po' dall'advocacy. Poi mi ha chiamato Fabrizio Barca, leader del forum, insieme a Enrico Giovannini, e hanno detto... Forum di disuguaglianza e diversità, ricordiamolo. Sì, e ASBIS, Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile. Sì. Hanno detto, facciamo delle proposte, perché qua c'è la pandemia e non si poteva star fermi. E quindi abbiamo fatto delle proposte, tra cui il cuore è stato questo reddito di emergenza, che sostanzialmente l'idea era una misura che permetta di raggiungere coloro i quali non sono raggiunti dal reddito di cittadinanza, secondo la logica di tutti i paesi, che è le misure di povertà pensate per condizioni normali non sono in grado di agire in situazioni eccezionali. Primo, perché bisogna arrivare a persone che non sono previste nel target del reddito di cittadinanza. Secondo, perché bisogna inventare misure molto facili e veloci da ricevere, perché è la situazione che lo richiede. Noi abbiamo proposto il reddito di emergenza, abbiamo fatto advocacy spinta anche questa volta ed è stato introdotto. Senza tediare gli ascoltatori, purtroppo non è stato introdotto con la forma che volevamo noi, ma questo fa parte del gioco. Io cosa ho imparato? Ho imparato una cosa, ho imparato nella mia esperienza qualcosa che poi si vede molto anche socialmente, nella politica, che è il diffondersi di queste, diciamo, coalizioni sociali. In fondo, cos'era questa coalizione temporanea Forum ASBIS, Forum Disuguaglianze, ASBIS Cristiano Gori? Era una cosa che nelle sue logiche era la stessa dell'Alleanza contro la Povertà e di tanti altri. Diverse organizzazioni, competenze pratiche di queste organizzazioni e competenze accademiche, proposte precise, advocacy. Ora, io, per te che segui molto la politica, alcuni sono un po' tristi per il diffondersi di queste cose, perché le vivono come un sintomo del fatto che ormai le proposte per la politica non arrivano più dai partiti e dalle istituzioni. L'hai detto tu, fino al 2013 tutte le proposte contro la povertà sono arrivate da commissioni governative. Quindi tu puoi leggere l'evoluzione di queste coalizioni in due sensi. Uno negativo, dire, ah, ma non arrivano più dalla politica. L'altro però positivo, perché comunque intanto c'è questo contributo e queste coalizioni hanno alcune particolarità quando sono brave, come insomma, anche di aderenza con la società, che le rendono utili. Quindi, diciamo, da un punto di vista del metodo, credo che la vicenda del REM segnali questo. Peraltro, appunto, ce ne sono svariate altre. Dal punto di vista dei contenuti, il REM è stata una misura transitoria per tre mensilità che col 15 ottobre, cioè con ieri, è stata interrotta. Il problema è che noi adesso a questo punto abbiamo 3 milioni di persone che ricevono il reddito di cittadinanza e 650.000 che hanno ricevuto il REM. Quindi tu, come dire, hai un bacino potenziale di 3.650.000. E la questione è che tipo di risposte dare a queste persone. E questa questione però ti si intreccia inevitabilmente con, diciamo, con la necessità di affrontare gli elementi, le criticità strutturali del reddito di cittadinanza. E vi dico qualche punto. Uno è sul chi. Tu devi fare due operazioni. Devi da una parte allargare, perché il reddito di cittadinanza, vabbè, è fortemente discriminatorio verso gli stranieri che lo possono ricevere solo dopo 10 anni di cittadinanza, di residenza in Italia. Rispetto a REI, che invece... Erano cinque. La metà del tempo. Sì. Ha raddoppiato il tempo, insomma. Sì, e però anche simbolicamente non è un caso, perché tu dopo 10 anni puoi fare domanda per diventare cittadino italiano, è come dire, no? Certo. Devi allargarlo rispetto alle famiglie numerose che oggi sono svantaggiate e devi allargarlo rispetto al nord che oggi è svantaggiato. Poi se vuoi su questo torniamo. Però qual è il problema? Quindi tu devi allargare i target e così raggiunge tutta la popolazione e auspicabilmente tenendo dentro tutta la popolazione interessata, anche quella del REM.
Il problema è che per come è stato fatto, il reddito di cittadinanza viene erogato anche a quote non indifferenti di persone che non ne avrebbero bisogno. Perché in particolare tra i nuclei di 1 e di 2, poiché il reddito di cittadinanza privilegia molto i nuclei di 1 e di 2, ci sono persone che non ne avrebbero bisogno. Quindi tu oggi sei chiamato a un'operazione complicatissima che è di estensione da una parte e di riduzione dall'altra, e in Italia ridurre è sempre difficile. Quindi sul chi devi fare queste due cose, estendere e ridurre. Sul cosa, di fatto qua tutto il dibattito sul sovraccarico, diciamo, di obiettivi occupazionali sul reddito di cittadinanza. Di fatto i risultati non sono stati granché in termini di inserimento lavorativo, ci vorrebbero comunque anni, però in qualche modo questo obiettivo è anche adesso un po' eliminato dalla storia, perché se già era difficile dare lavoro agli utenti della rete di cittadinanza in condizioni standard, figurati oggi. Quindi la questione è che chiaramente sarà una misura che tenderà a riassumere maggiormente la sua natura base, quella è una politica contro la povertà e quindi una misura di intervento sociale. Quindi questi sono i due assi, il chi e il cosa. Una polemica non solo culturale, perché poi a ogni polemica corrispondono delle precise scelte politiche, è quella che vede contrapposti, beh, lo dico con un personaggio, il presidente di Confindustria Bonomi ha parlato della necessità di evitare che l'Italia diventi il sussidistan, cioè il paese che si regge sui sussidi. E quando tu dicevi 3 milioni e 650 mila persone hanno o il reddito di cittadinanza o il REM, penso che lì c'è, oltre ovviamente il presidente di Confindustria parla anche del blocco dei licenziamenti, della cassa integrazione, ovviamente poi ci sono altre questioni, però è un'immagine particolare. Sul fronte opposto, un effetto del Covid è stato far tornare di moda, mettiamola così, lo Stato, cioè il grande bersaglio del neoliberismo negli ultimi 40 anni, da Reagan Thatcher in poi. Lo Stato è il problema, non è la soluzione, e così via. Anche in modo accentuato e a volte anche lì in modo da un eccesso all'altro, insomma, come se adesso fosse solo lo Stato la sfera in cui si devono fare le scelte. Ecco, da questo punto di vista, come ti poni e ancora una volta, quali sono le misure poi pragmaticamente più utili per arginare una povertà in crescita? Allora, intanto devo dirti sulla questione dello Stato, noi diciamo, il timore è uno, che la nuova legittimazione dello Stato venga utilizzata per riproporre le vecchie modalità di intervento. È semplicemente, guarda, io l'altra mia grande passione sono l'assistenza agli anziani non autosufficienti, che per altri motivi hanno avuto una rilegittimazione col Covid, e lì si vede benissimo, è chiaro che arriveranno dei fondi anche lì. Però il rischio è che diventa, è molto italiano metterla tutto sul quanto senza discutere il disegno degli interventi. Il rischio è altissimo. Quindi su questo questo rischio è altissimo. E rispetto al sussidistan, per quello che io credo che oggi tu non possa sviluppare un ragionamento sulla revisione del reddito di cittadinanza senza pensare anche a sistemare il suo utilizzo improprio, ma non dico quello delle frodi, che pure, ma quello di sapere che alcune persone ricevono troppo, alcune persone non lo dovrebbero ricevere proprio per disegno. Questo è anche proprio un modo, quasi il modo di porsi al dibattito, se tutto è vogliamo più risorse senza ragionare, e questo è l'unico modo, perché tu al presidente di Confindustria è chiaro che non credo che possa negare che c'è bisogno di una forte tutela pubblica.
punto è come la fai. E quindi ed è una questione di non evitare di ridurla solo a più fondi e sapere che non è solo questione di aggiungere, ma anche questione di togliere e pulire. In prospettiva, sai qual è il problema? Che per questo ci vorranno anni, che sempre di più occuparsi di lotta alla povertà vorrà dire occuparsi di lotta all'impoverimento. Cioè noi siamo una società nella quale i percorsi di impoverimento sono sempre, i rischi di impoverimento sono sempre più diffusi. Tutti gli studi ci dimostrano che per quanto con le migliori intenzioni, insomma, comunque intervenire quando uno ormai è precipitato, è disoccupato, la famiglia è sfasciata, aiutarlo a rimettere in pista è complicato. Sei molto più efficace se agisci prima. Quindi vuol dire, per esempio, politica per il lavoro e politica per la famiglia. Diciamo, come messaggio, e però come messaggio, il messaggio è nel futuro ci saranno elevati rischi contro di impoverimento e sarà fondamentale lavorare sempre di più su evitare che le persone cadano in povertà, non solo su aiutarle a rialzarle. E peraltro su questo mi collego a quello che dicevo prima, facci caso, quali sono i grandi gruppi sociali che sono caduti in povertà negli ultimi 10 anni? Sono le famiglie con figli e i giovani. Cioè esattamente quei gruppi che sono poco sostenuti, sono stati poco sostenuti negli ultimi 10 anni dal welfare pubblico. Cioè in realtà tu se vai a vedere oggi chi sono il profilo della nuova povertà italiana, ci ritrovi a specchio i limiti del welfare pubblico degli ultimi 30 anni. È così. E quindi già si vede, diventerà sempre più importante che la battaglia deve essere sia per tutelare i poveri che, e sempre di più, per evitare che si diventi poveri. È così, lotta alla povertà e lotta all'impoverimento mi sembra il gancio. Io credo che siamo arrivati quasi in conclusione della nostra conversazione, del nostro dialogo. Quindi l'ultima domanda che ti faccio è più di brevissimo periodo, cioè cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quale impatto e se, ad esempio, il REM deve essere riproposto o rafforzato. Allora, io credo che chiunque persona ti possa dare è non lo so. Cioè, ti può dire, sappiamo che da un punto di vista sociale le cose peggioreranno, perché semplicemente questa cosa molto strana di bloccare i licenziamenti per quasi un anno fa sì che non potendoli tu bloccare a oltranza, a un certo punto hai l'effetto per cui salta il tappo. E il salto del tappo è a gennaio. Cosa? Tutti insieme poi peraltro, Tutti cioè, insieme, ecco. Quindi metti questo col fatto. almeno quello è il rischio maggiore. Quindi metti questo insieme al dipanarsi del Covid di nuovo. Quello che tu puoi dire è che ci sarà molta esigenza di lavorare nei prossimi mesi, ma non solo sulle politiche contro la povertà, anche sugli ammortizzatori sociali. Perché c'è anche tutta. E non. Cassa integrazione, ma anche NASPI. Quindi bisognerà molto lavorarci e di nuovo io ho paura che saremo stretti. Cioè, mentre adesso noi stiamo dicendo la riforma strutturale del reddito di cittadinanza, potrebbe essere che tra 2 mesi siamo di nuovo stretti a parlare di misure emergenziali di breve periodo. Cioè, io ho sempre dato per scontato, ho sempre detto, ok, ai miei amici, guardate che poi dall'autunno si apre il tema riforma strutturale delle misure. Invece no, può essere che qua tra poco di nuovo stiamo ragionando di misure emergenziali. E a quel punto io spero, per esempio, che per il REM come per altri, insomma, spero veramente che si possa imparare, perché sono state messe in campo delle misure emergenziali che hanno avuto alcuni punti di forza, alcuni punti di debolezza. Paradossalmente su questo adesso siamo molto più strutturati per rispondere. E in conclusione, ma è la stessa casa editrice, quindi mi sento di farlo, c'è in uscita anche questo libro, li abbiamo nominati, Fabrizio Barca e Enrico Giovannini, Quel mondo diverso,
sempre pubblicato dalla casa editrice La Terza, che affronta uno dei punti di cui abbiamo parlato prima con Cristiano Gori, cioè il rapporto tra le reti della società civile, chiamiamole così, tra le coalizioni sociali, mi piace molto questa definizione, con il mondo della politica istituzionale e degli strumenti come i partiti e i sindacati, un'organizzazione che non abbiamo nominato, ma Beh, certo. che forse però aleggiava in alcune descrizioni. E naturalmente il libro di Cristiano Gori, Combattere la povertà, di cui abbiamo conversato questa mattina, molto interessante sia per il carico di dati, sia per le proposte, e sia anche per un racconto dall'interno di come si fa organizzazione di una lobby molto particolare, come si fa organizzazione sociale e quindi, permettimi di dirlo, anche come si fa politica, pur essendo rigorosamente nel proprio ruolo di accademico e di attivista sociale, ti definisco così, e quindi anche come è possibile rinnovare e cambiare anche fuori dalle istituzioni, ma certamente non contro le istituzioni, con le istituzioni, terreni di collaborazione e di sintesi nuove. Io ringrazio Cristiano Gori, ringrazio la casa Grazie a te. Terza e tutti voi che ci avete seguito, e buona giornata e buon fine settimana. Grazie.